Sì, perché ci siamo un attimino abbassati, ci siamo un attimino abbassati, volevo la squadra un po' più alta. Verde iniziava a chiedermi che era stanco, avevo bisogno di persone che mi attaccassero la profondità, che mi tenesse palla, però nello stesso tempo ho detto, ho fatto dei cambi pensando di migliorarla questa. Onestamente ci siamo un po' abbassati un po' troppo. Però al di là di questo credo che dovevamo chiuderla al primo tempo la partita perché a me non piace le giocate ci erano e dovevamo giocare in linea perché siamo finiti anche diverse volte in fuorigioco, se avete visto. Però devo dire che il comportamento della squadra ha tenuto, tenuto bene. Però a me piace una squadra molto organizzata, una squadra che sa quello che vuole, nonostante nel 4-3-3 si dovevano alzare un po' più interni, che sono rimasti un po' troppo in linea, e perché vedevo un attimino questo falco che ci creava dei problemi dentro le linee. Peccato perché ci tenevo a regalare a voi, alla tifoseria, un risultato importante. Ecco Walter, praticamente alla vigilia di questa gara, vista come arrivavano le due squadre a questo derby, forse in molti, perlomeno ad Avellino, avrebbero messo la firma sul pari, però vedendo la gara rimane tanto amaro in bocca, praticamente sono 2 punti persi. Sì, come abbiamo giocato, sì. Devo dire che tiri in porta non abbiamo subito perché la fase difensiva la stanno facendo bene. Dobbiamo fare le fasi di non possesso, transizioni negative nella maniera migliore, no? Di andargli a prendere un po' più alte quando dobbiamo attaccarli. E non ci siamo riusciti, mi aspettavo un po' più d'attacco di profondità di quelli che sono subentrati. Ma si vede che forse non sono stato bravo a spiegargli cosa volevo da parte loro. No, io non. Questo no, forse io sono stato a non dirgli bene quello che dovevano fare, però devo dire che hanno dato tutto. Hanno giocato contro una signore squadra, una squadra che però onestamente l'Avellino non è stato da meno, insomma. Avellino ha fatto le sue giocate, le ha fatte alla grande. Ecco, secondo me dovevamo credere un attimino un po' più nelle giocate esterne dove Pelloni poi ha preso una botta, anche lui aveva dei problemi. Ho provato a alzare la squadra. Anche un 4-3-3, ma che non sia molto piatto, no? A me piace un 4-3-3 un po' più alto, però non ci siamo riusciti. Hanno fatto un gol su una situazione di palla inattive, non è che abbiamo subito molto, ecco, abbiamo subito molto il loro palleggio da dietro, dove dovevamo accorciare molto prima, anziché avendo un centrocampo molto folto, alzarci un attimino, perché non siamo riusciti. L'immagine dell'Avellino di quest'anno è proprio quella del secondo tempo. No, no, non esiste. No, mister, mi fa spiegare. Allora, Prego. il problema è che l'Avellino non ha un centrocampo, non ha un centrocampista che ragiona per girare palla, che fa alzare la squadra. Probabilmente è proprio questa la difficoltà di questa stagione, soprattutto di questa squadra. Perché insomma, Verde che continua a essere il collaudatore di questa squadra, Ardemani, Castaldo che non Beh, c'è. hanno avuto le occasioni, per Ma poter. pazienza, non esiste. Ma io sono convinto che bisogna avere un attimo di. Pazienza. No, pazienza no, no. Le giocate ci sono, i palloni arrivano. Io sono convinto che un po' di serenità, sono convinto che. In questo momento abbiamo fatto una grossa partita oggi, signori. Ci tengo a sottolinearla, perché non. Abbiamo incontrato la terza in classifica, una squadra che ha messo sotto tutti, ma meno che a noi. Noi ci siamo abbassati, non è che ci ha messo sotto. Però nello stesso tempo noi dobbiamo migliorare, come ha detto lei, alcune situazioni, sono qui per questo, ecco. Poi, in questa fase della stagione,
è più importante vincere qualche partita anche in modo raffazzonato o pareggiare magari ma trovare la quadratura tattica come lei forse sta dicendo qua? Beh, è normale, vincere sarebbe l'ideale, no? Anche oggi rubando, no? Tirando, ci mancherebbe, io non... Però al di là di questo io credo che la quadratura si è trovata. Devo trovare l'attacco della profondità, dove Matteo l'ha fatto benissimo, io pensando che Mukulu mi potesse attaccare molto più la profondità. Ma si vede che io non sono stato molto bravo a spiegarmi, ma sono convinto che questa partita ci serve anche per migliorare questo. E sulla condizione atletica? Beh, io non mi... condizione atletica devo dire che... non mi pronuncio su questo, però devo dire che a me piace molto una squadra fisica, una squadra che sa attaccare gli spazi e io ci devo lavorare su questo. Beh, si è vista una squadra, sto costruendo pezzo per pezzo, è chiaro che io non sono uno che metto la squadra tanto per metterla, la squadra va costruita, va dato un'impostazione di gioco dove c'è e va anche cercato la condizione ottimale anche fisica da parte di tutti, ecco. Cioè, poi avevo tre cambi, perché uno è uscito per... come? Ma Mukulu in settimana ha lavorato benissimo, ha spinto bene, è uno che ha profondità anche lui. È ovvio che uno fa una scelta e d'altronde io dovevo fare anche il cambio con Gonzales che aveva i crampi, l'altro di là aveva i crampi, insomma, dovevo... Belloni aveva i crampi, devo, insomma, signori, devo lavorare. Grazie. Sì, ma forse pecchiamo sempre questi 20 minuti, 25 minuti, perché la squadra dà tanto e crea molto. E forse abbiamo anche la fortuna a sfavore, ma... sicuramente dobbiamo lavorare più gli ultimi minuti, perché sono minuti che ci danno forza per vincere le partite. Senti, complimenti per il gol. Grazie. Grazie. Diciamo che l'ingresso di Pezzi ti ha creato un po' di difficoltà, Lopez ti dava maggiore spazio o perché eri grado? No. Sì, è un grandissimo giocatore Pezzi, ma altrettanto Lopez. Secondo me è forse proprio questi minuti del secondo tempo che ci fanno calare tutti, quindi ero costretto più a rincorrere che a attaccare, ma su questo ci lavoreremo sicuramente. Dovuto a che cosa? La condizione fisica della squadra? Non ti so dire, forse fisica non credo, perché non io personalmente ho chiesto il cambio perché ero più contento che entrasse un mio collega che dava il 100% anziché io dare il 50%, ma lavorerò anche sulla mia condizione fisica sicuramente. Sì. Esatto. Forse è più psicologica la cosa, non, fisicamente non credo, la paura neanche, perché si è visto oggi paura di niente e di nessuno. Forse dobbiamo lavorare un po' più psicologicamente, io credo, perché se vogliamo ci rispecchiamo alla partita con l'Ascoli, uguale, identica, diamo tutto nel primo tempo, gli ultimi 20 minuti non so cosa succede, ma lavoreremo sicuramente, perché se eravamo così fino alla fine giocavamo tutti in Champions League, quindi... lavoreremo sicuramente. Daniele, questa è la tua seconda partita d'esterno adesso di centrocampo, davvero apprezzabile anche la tua voglia di inseguire gli avversari. E ti volevo chiedere come ti stai trovando in questo ruolo e come ti stai preparando.
No, ma sì, sicuramente, ma sono contentissimo io di fare questo ruolo. Non è un adattamento perché io sono nato esterno 10 metri, 5-10 metri più avanti, ma sempre devo rincorrere il terzino, anche se giochi 4-3-3. Quindi sono contento di dare tutto e di essermi detto a fine partita complimenti, ma non per i gol, perché dai tutto in campo. Quindi a me fa piacere questo ruolo. No, non vorrei mettere in discussione nessuno dei due, no. Sono giocatori immensi, io posso solo sono giocatori campioni del mondo, io non sono io, non posso magari arrivare a quei livelli e dire che hai fatto un gol alla Del Piero, alla Totti. Ma per ora sono inferiore, esatto, è la verde, devo restare qui. La dedica, come sempre, io dedico il go al cielo, a Gesù, perché sono molto credente, ma sicuramente il go lo dedico anche a mia moglie, che era lì in tribuna con tutta la mia famiglia. Ilaria. Benevento è una squadra. È una grandissima squadra, lo sappiamo tutti, è una squadra di vertice che punta alla A, ai playoff magari, ma oggi si è visto che l'Avellino non merita assolutamente quella classifica e il tempo ci darà ragione, secondo me. Senti, a proposito di classifiche, c'è da, insomma, andare a fare un'altra battaglia sabato a Bari e poi giocare il derby, il secondo con la Salernitana. Credi che, insomma, possa servire quello che dicevi tu, cioè trovarsi psicologicamente, perché credo che atleticamente non Esatto, siano esatto, niente. esatto. Abbiamo 3 partite, credo 3 finali, ma noi le affronteremo come abbiamo affrontato oggi in Benevento e sabato scorso l'Ascoli. Non è che servono magie per affrontare il Bari, la Salernitana e Latina. Quindi, io ripeto, noi testa alta andiamo a affrontare a tutti. Sicuramente sarà una piazza caldissima, un tifo molto eccessivo, ma noi, orecchie attappate, giocheremo 90 minuti. Prego. Ovvero, Abdemani, Castaldo, Mukuru. Insomma, gol non lo trovo. Colpa loro, della squadra, un centrocampo che non mette in condizione di giocare a Nerazzurri. No, ma noi Che succede? le occasioni le creiamo, anche con Di Matteo era in fuorigioco, se non fosse stato un fuorigioco stavamo parlando di un grandissimo gol di Matteo, di un grande taglio e il gol l'aveva trovato, quindi esatto, però l'occasione l'ha creata. Dobbiamo dare tutti qualcosa in più per arrivare sotto porta, sicuramente. Sì, esatto. Sì, assolutamente, ma sappiamo che Mister ha esperienza, grandissima esperienza, quindi lui una cosa chiede più di tutto, è di attaccare alti e di non avere paura dell'avversario, quindi di giocare palla come la giocano le altre squadre. Quindi noi siamo molto tranquilli e sereni su questo fatto perché ci ha dato molta tranquillità Mister. Hai detto bene, nel senso che comunque mi sembra che il trend di ripresa della partita da parte nostra si è avuto già sul finale del primo tempo. Questa similitudine con la partita col precedente derby, cioè la partita con la Salernitana, non penso che sia da attribuire a un fatto di derby. Nel senso che comunque anche a Vicenza ci è capitato di regalare un tempo. Esatto, penso più che altro che sia un discorso di approccio, nel senso che forse i primi episodi da parte nostra negativi della partita non riusciamo a reagire immediatamente, ma forse abbiamo bisogno di metabolizzarli un po', di riprendere fiducia piano piano giocando, perché comunque siamo una squadra che ha un buon palleggio, che gli piace giocare, e quando troviamo appunto
queste squadre molto aggressive, queste squadre che non ci permettono di portare la partita sui nostri canoni, forse abbiamo bisogno appunto di prendere fiducia in quello. E a volte ci vuole un po' di tempo, perché comunque l'Avellino oggi ci ha aggredito per gran parte del primo tempo e non ci ha dato la possibilità di portare la partita sui nostri binari. Mentre nel secondo tempo, forse una questione anche di condizione, perché mi sembra che si siano abbassati, ci abbiano aggredito un po' meno, invece siamo riusciti appunto a svoltarla meglio, insomma, da quel punto di vista. Decisivo il cambio tattico, passare da questo quadro di iniziale alla squadra che con i tre trequartisti la squadra fa un ulteriore passo avanti. Sì e no, nel senso che comunque il sistema di gioco a volte, insomma, si racchiude un po' tutto lì, no? Però è una questione più che altro numerica, anche perché comunque in teoria avremmo dovuto avere delle linee di passaggio migliori col 4-3-3, mentre col 4-2-3-1 forse è stata la concomitanza del fatto che comunque abbiamo preso un po' più di fiducia, che l'Avellino ci abbia aggredito un po' di meno, più che forse il sistema. È vero anche che comunque abbiamo più certezze con quel sistema e quindi effettivamente magari ci ha aiutato a ritrovare un po' più di fiducia. Sì. Mister, perché Puskas dal primo minuto si aspettava magari l'Avellino Falco, invece è arrivato Puskas, e poi pensa che l'infortunio di Lopez abbia in certo modo anche favorito il Benevento, nel senso che Lopez lo aveva molto in difficoltà su Verde, invece Pessi ha contenuto, sembrava nel secondo tempo che era più che Verde doveva andare a marcare a Pessi. Allora la scelta di Puskas è stata più che altro perché comunque Falco in settimana ha avuto qualche problemino, si è aggiunto alla squadra solamente nella rifinitura, e proprio perché ci aspettavamo comunque una partita molto fisica, giocata molto sull'aggressività, abbiamo pensato di utilizzare, insomma, dei giocatori che ci davano magari un po' più appunto di fisicità. E per quanto riguarda, scusa, il cambio, il riportino di Lopez, ah sì, sì. No, beh, no, nel senso che Verdi ha fatto un grande gol, d'altronde la partita vive anche di tensioni emotive, no? E quando il tuo diretto avversario chiaramente fa un gol in quella maniera, a volte penso che Walter abbia un po' subito questo contraccolpo, no? Però non, poi ha spinto, ha fatto la sua parte, chiaramente forse può averlo condizionato un po' il fatto che appunto abbiamo preso gol in quella maniera, però Enrico e forse magari Verde si è accontentato di aver fatto quel gol, cioè a volte non sono spiegabili solamente nel ci sono delle cose durante la gara, delle tensioni che riescono a come dire, sottolineare più la prestazione di uno che piuttosto dell'avversario, insomma. Mister, guardando un attimo esclusivamente il primo tempo, perlomeno da parte dell'Avellino, si è sembrato in alcuni frangenti di gioco che praticamente in un po' le due squadre si fossero invertite le maglie, perché l'Avellino faceva il Benevento e il Benevento faceva l'Avellino, insomma, in ogni caso si è visto una squadra, appunto quella irpina, assai brillante. Sì, in effetti l'Avellino ha avuto un grande approccio, però la similitudine non mi trovo d'accordo, nel senso che comunque l'Avellino ha fatto una buona partita nell'aggressività, nell'atteggiamento, nella palla, nel recuperare le palle sporche, nel contrasto. Il Benevento invece ha delle caratteristiche diverse, nel senso che ha l'imprinting di giocare, cercare di iniziare sempre l'azione da dietro, cercare di tenere il possesso del gioco.
Quindi l'Avellino ha messo quello nel secondo tempo, che è la sua, forse una delle sue caratteristiche. Adesso io non l'ho seguito così bene quest'anno, però per questa partita posso dire che l'Avellino ha quello, e il Benevento nel secondo tempo ha avuto è riuscito a far emergere le sue caratteristiche. Quindi diciamo che tutte e due le squadre hanno fatto vedere, insomma, delle buone cose, una per tempo, e infatti il risultato è stato pari. No, beh, lui ha già giocato comunque in quella posizione, anche nel 4-4-2, ha fatto l'esterno di centrocampo, quindi è un giocatore che dà tanta fisicità, dà tanta capacità di attaccare la profondità, di gestione della palla, quindi in quel momento si è pensato che avevamo bisogno appunto delle sue caratteristiche, ma lui, come tutti gli altri ragazzi che stanno giocando un po' meno, stanno dando una grossa mano alla squadra, perché tutti quelli che comunque hanno la possibilità di giocare, anche se giocano meno, sono sempre sul pezzo, e a volte come in questa sono determinanti anche. Mister, buonasera. Buonasera. Come valuta la prova di Ciciretti? Qual è la posizione in cui Ciciretti rende meglio, e se è pronto, visto che si sentono già delle sirene, per un salto nella massima serie? La prestazione di Ciciretti ha seguito un po' l'andamento della partita, nel senso che nel secondo tempo ha trovato un po' di difficoltà. La sua caratteristica migliore è sicuramente l'uno contro uno offensivo, e non, nel primo tempo non è riuscito appunto a forse perché comunque tante volte veniva raddoppiato, anche triplicato, quindi a fare cose determinanti in quel senso. Nel secondo tempo invece, con gli spazi un po' più aperti, con la palla che viaggiava un po' più velocemente, quindi si è trovato anche a giocare in uno contro uno col diretto avversario, ha fatto sicuramente un'ottima gara. E è pronto, penso che non debba essere io a dirlo, però se riesce a fare un campionato da protagonista in Serie B, dove ci sono partite come questa, nel senso dove l'aggressività, il contatto fisico, che forse non sono le sue caratteristiche, riesce ad emergere in un campionato come la Serie B, e quindi mettere dentro nel suo bagaglio anche quello, sicuramente può ambire anche ad altri palcoscenici, insomma, perché la qualità e la fase offensiva ce l'ha da grande giocatore. Mister, un'ultima cosa che volevo chiedere, tornando un po' al primo tempo e alle difficoltà che ci sono state, sicuramente non l'avevate preparata così, perché chiaramente questo 4-3-3 forse richiedeva un'altra impostazione. La squadra invece mi ha dato l'impressione che è come se fosse portata a giocare quasi sempre su Puskas come centravanti boa, e invece puntualmente rimaneva intruppato, veniva anticipato, e ha insistito un po' troppo con i lanci, andare su Puskas, snaturando un po' le sue caratteristiche. È possibile che ha inciso anche questo in parte, oltre all'approccio, per determinare, diciamo, il primo tempo così? Può aver inciso, è difficile andare adesso ad azzeccare, è chiaro che l'analisi della partita può essere un'analisi, però insomma ti assicuro che per dire, anche col Cesena, esatto, anche col Cesena abbiamo giocato con questo sistema, e perché volevamo fare una partita di gioco. Noi siamo venuti oggi, ci aspettavamo chiaramente una partita dura, un derby, tutto quello che vuoi, però volevamo fare una partita di gioco anche oggi. Non ce l'ha permesso l'Avellino, e raddoppiando, triplicando, come dicevo prima, con aggressività, venendoci a pressare, e quindi io racchiuderei un po' l'analisi in questo. Quando invece poi dopo siamo riusciti a prendere fiducia, a prendere coraggio, e magari l'Avellino forse ci ha aggredito un po' meno, ha allentato la presa, è emerso appunto questo. Non lo racchiuderei troppo sul sistema di gioco, insomma.
Mister, 32 punti conquistati fino adesso, 33 sul campo, un punto dalla vetta, insomma, tre partite ancora da giocare al girone di ritorno, 9 punti a disposizione, ma le statistiche dicono che l'80% delle squadre che chiudono a 37-39 punti vanno in Serie A. Voi ci state pensando? Assolutamente no. No, cioè non è che non ci interessa, sinceramente noi siamo arrivati fino a questo punto non guardando mai o non pensando mai a quello che poteva accadere sopra. Siamo arrivati a questo punto con una grandissima diciamo umiltà, o comunque low profile, basso profilo, quello che voi chiamatela come volete, dove è tutto incentrato sul lavoro e basta. E quindi noi lavoriamo settimana, pensando alla partita che ci aspetta la settimana successiva, oppure durante la settimana quella che dovremo affrontare, senza fare voli pindarici o senza pensare a quello che va al di là della settimana che sta arrivando. Quindi va bene okay. Così. Sapevamo che sarebbero partiti forte, noi non siamo riusciti a tenere bene i primi minuti, forse a gestire qualche palla, e è venuto subito il gol, un bellissimo gol che merito loro, insomma credo che ci potesse fare poco. Poi piano piano abbiamo preso le misure, abbiamo cominciato a fare il nostro gioco e alla lunga la nostra, credo, condizione fisica migliore ha prevalso e siamo riusciti a pareggiare. Te non era facile entrare a partire in corso in un derby così sentito e si è fatto male Lopez, sei riuscito a entrare subito in partita, bisogna ammettere anche che Verde da quella parte fino a quel momento aveva creato qualche grattacapo troppo, poi però come dico, un po' è calato lui, un po' c'è stata una buona chiusura spesso da parte tua e poi anche in fase offensiva ti sei proposto, non era semplice. Ma più che altro entrare a freddo, nel senso non fare riscaldamento, perché comunque la partita si prepara a tutti allo stesso modo, chi gioca, chi non gioca, quindi ero pronto per giocare dal primo minuto come per entrare a partita in corso, quindi è solo una questione di riscaldamento per le gambe, per il resto fa piacere insomma essere entrato subito in partita e siamo riusciti a ribaltare questo risultato, a pareggiare. Senti, un'altra cosa, per quanto riguarda invece la classifica, un punto che è importante sia per come è arrivato, che comunque insomma sempre nel finale di gara, però è anche importante per i risultati delle altre che probabilmente nel Benevento comunque al secondo posto dovuti alla capolista, sul campo sarebbero stati addirittura uno, e insomma fa anche molto morale, poi un derby così importante forse ci teneva. Sì, è ovvio che era una partita da tripla questa, perché per tanti motivi loro avevano bisogno di punti, di una grossa prestazione, e noi volevamo cercare la continuità, sappiamo di essere in un momento positivo e quindi siamo venuti qui per fare la nostra partita, una partita difficile, si è visto subito ai primi minuti e quindi un punto che ci portiamo a casa ci teniamo stretti perché continuiamo la striscia positiva e guardando come dite anche alla classifica sicuramente possiamo fare un grosso sorriso. Senti, pensi che il secondo tempo, che quando è venuto fuori il Benevento, sia dovuto al fatto che il Benevento abbia magari maggiore benzina nelle gambe oppure un Avellino che ha rinunciato a giocare e non ce la faceva più? Ma io credo entrambe le cose, nel senso che già dal primo tempo, appena hanno fatto gol, hanno cercato di perdere tempo, hanno cercato di mantenere il risultato e di lasciare pochi spazi per noi. Nel secondo tempo sono calati un pochino, noi abbiamo continuato a macinare il gioco, abbiamo trovato qualche linea di passaggio migliore e quindi siamo riusciti a metterli un po' più in difficoltà. Senti, visti i valori in campo, visto l'andamento della gara, onestamente non ti sembra abnorme questa differenza di 16 punti dal campo tra Benevento e Avellino? Sicuramente noi abbiamo capitalizzato meglio le occasioni che abbiamo avuto e credo però che abbiamo un gioco divertente, ci divertiamo a giocare, abbiamo una buona condizione e quindi questo ci porta a finire sempre le gare in crescendo e spesso riusciamo a concretizzare il risultato proprio alla fine, come oggi per esempio.
L'Avellino non lo seguo così bene, so la sua posizione in classifica, l'ho visto oggi, sicuramente quando ci mette cuore come oggi può fare dei grossi risultati. Non so le altre partite come le abbia interpretate, però credo che un derby sia fatica a tirar fuori una considerazione sulle due squadre.